La sindrome del colon irritabile è un disturbo accompagnato da crampi, dolore addominale, in realtà sono vari i sintomi e si manifestano anche differentemente nei pazienti. Come viene diagnosticata e gestita questa malattia? Ne abbiamo parlato con il professore Enrico Coraziari. Allora professore, innanzitutto come viene diagnosticata questa patologia? Allora, la patologia viene diagnosticata essenzialmente per via clinica, cioè valutando i sintomi. Non ci si deve allarmare pensando che non sia una diagnosi facile, perché è relativamente facile. Qual è il problema? Il problema è di eliminare fattori di rischio che noi portiamo, che si possono manifestare con sintomi analoghi, ma esiste esattamente tutta una metodologia standardizzata internazionalmente, che sono i criteri di Roma, 4 al momento, che ci aiutano in tutto questo, e questo fa sì che noi possiamo arrivare a una diagnosi molto rapidamente, addirittura in prima visita, escludendo i fattori di rischio e ovviamente indicando invece gli esami necessari se dovessimo sospettare che esistono patologie, diciamo, più lesive di organo di vita. Quindi la cosa è relativamente semplice. Professore, quanti pazienti più o meno potremmo in percentuale dire in Italia presenti con questa problematica? Beh, siamo almeno 10%, il conto se lo può fare da solo. Quindi siamo a qualche milione. Ovviamente non tutti i pazienti hanno sintomi così severi da dover ricorrere al medico o allo specialista, ma indubbiamente almeno un 30-40% di questi hanno sintomi che sono sufficientemente severi da costringere le persone a ricorrere al medico, spesso a ricorrere al pronto soccorso, perché i dolori possono essere estremamente forti e severi. E l'altra cosa molto importante è che è una sindrome, come la chiamiamo noi, una patologia cronica o ricorrente. Questo ovviamente impatta moltissimo sulla vita delle persone. Da ricordare anche che spesso ha inizio in età infantile e quindi i bambini devono convivere con questo. Ma quindi ci potrebbe essere una problematica genetica di origine? Assolutamente sì, c'è una predisposizione genetica e un condizionamento ambientale, e questo è proprio legato al fatto che molte volte, più spesso, inizia in età infantile. Questo condiziona moltissimo la vita delle persone, che non sanno gestire esattamente bene i loro disturbi a quell'età, né tantomeno la famiglia riesce a capire o a condurre bene diciamo, il comportamento di un bambino. Questo poi si ripercuote nella vita adulta, e l'altra caratteristica molto negativa di questi disturbi è che compaiono in maniera improvvisa, senza preavviso, e quindi questo fa sì che la vita delle persone ne venga completamente sconvolta, la incapacità di programmare, la difficoltà di avere relazioni sociali per questo motivo. Si manifesta a vari livelli, quindi la gestione è differente a seconda delle manifestazioni? Assolutamente sì, anche perché il numero di persone che ne sarebbero affette è talmente vasto che non sarebbe possibile altrimenti. Diciamo così, i medici e specialmente lo specialista ovviamente va a vedere o riceve le persone che hanno quelli più severi. La cosa più, diciamo così, triste di questo fatto è che arrivano molto tardi a essere gestiti in maniera corretta, perché prima compromettono con i loro sintomi, poi fanno dei percorsi che non sono del tutto corretti spesso, talvolta appunto vengono sottoposti a esami alla ricerca di qualche motivo, diciamo, fisico, organico che possa causare disturbi, e questo ovviamente devia moltissimo l'iter diagnostico. Mentre in mani esperte i casi più severi potrebbero giovarsi, diciamo, di terapie efficaci sin dall'inizio, all'esordio dei disturbi. Ecco, ma andando appunto ai casi severi, alle terapie anche farmacologiche, cosa abbiamo oggi a disposizione? Beh, tanto bisogna sempre ricordarsi di regolare stile di vita e dieta di queste persone, questa è la base. E dopodiché ovviamente insegnare al paziente a gestire i disturbi, questo è altrettanto importante, e poi ovviamente la terapia farmacologica. Le terapie farmacologiche sono varie, perché la sindrome si manifesta sotto vari aspetti. Abbiamo un tipo di arroico, un tipo in cui il modo di andare di corpo è molto alternante, quindi irregolare, e un gruppo che poi è la maggioritario e che invece ha una stitichezza. Su questo ci sono delle novità ovviamente in termini terapeutici, cioè abbiamo la linaclotide che è uscita
e questo è un farmaco particolare, uno perché non entra nel sistema sanguigno e quindi non dà effetti cosiddetti sistemici, effetti avversi che quindi coinvolgono altri organi, e in più agisce sia sul dolore che sulla stitichezza. Quindi abbiamo un farmaco a disposizione adesso per questo sottogruppo della patologia del colon irritabile.